Una brutta disavventura ad Agrigento per Renato Schifani. Il presidente della regione siciliana è rimasto coinvolto ieri mattina in un incidente stradale in via Crescente, a ridosso del viale Emporium nei pressi di San Leone. L'auto blindata sulla quale viaggiava è stata tamponata da una seconda auto blindata della presidenza della regione dopo un sorpasso a un'automobile ferma in mezzo alla strada. Schifani ha subito un contraccolpo alla schiena, è stato cautelativamente soccorso in ospedale a San Giovanni di Dio e poi, dopo mezz'ora, dimesso. Il governatore della regione siciliana ha voluto ugualmente partecipare alla convention organizzata da Forza Italia di lancio della candidatura alle europee di Margherita La Rocca Ruvolo e che si è svolta in presenza, tra gli altri, del segretario regionale del partito Marcello Caruso. Bene, sì, siamo in un incidente, siamo stati tamponati dalla nostra stessa macchina di dietro blindata per evitare il nostro tamponamento. Abbiamo avuto una botta che ci ha un po' stonato, abbiamo fatto gli accertamenti e quelli di rito per essere sicuri, li ho superati, adesso ho continuato il mio percorso per essere qui dove ero atteso. Non potevo mancare all'appuntamento di tanti amici di Agrigento che mi aspettavano. Agrigento è una città alla quale sono particolarmente legato, ho tanti amici e non volevo deluderli. Indubbiamente in questi casi, ecco, la volontà ha superato il malessere. È tornato a parlare delle terme di Sciacca il presidente della regione Renato Schifani ieri ad Agrigento alla convention di Forza Italia. Lo ha fatto nel contesto del progetto che definisce Sicilia d'inverno. Noi ci stiamo impegnando e ci impegneremo al massimo, ma ci metto la faccia per la riapertura delle terme di Sciacca. A breve firmeremo entro il mese con il Premier Meloni, che verrà a Palermo, l'accordo di coesione del Fondo Sociale di Coesione 21-27. La Sicilia ha avuto assegnate 6 miliardi e 800 milioni, di cui 1 miliardo e 3 li abbiamo dati per il ponte. 800 milioni per i termovalorizzatori, poi abbiamo gli altri spalmati sui vari interventi. E durante la programmazione, che è durata un mese, io mi sono convinto che era inaccettabile che la Sicilia, avendo due terme strategiche come Sciacca e Cirreale, fosse al palo da 10 anni. Ho detto: questo fatto non è possibile, anche perché io intendo elaborare una proposta di offerta turistica invernale che preveda per i turisti. Vedete, un turista che viene dall'estero in inverno in Sicilia, che trova? Che, niente. Allora, se noi sviluppiamo i pacchetti del turismo monumentale, e ne abbiamo qui, siamo nella patria, se sviluppiamo il pacchetto turismo termale, il turismo enogastronomico, allora io ho visto questo, stiamo lavorando con l'assessore al turismo per fare in modo di preparare l'anno prossimo all'Abit di Milano una proposta nei confronti degli operatori che si interfacciano con l'estero per dire: tu americano, inglese, francese, vuoi venire in Sicilia? Bene, ti do un pacchetto dove ti seguo per 5 giorni e ti faccio vedere tutti i beni monumentali della Sicilia. Oppure vuoi venire 6 giorni d'inverno, vuoi stare alle terme, ti organizzo un giro termale, ti mando a Sciacca, ti mando a Vicereale. Vuoi fare un percorso enogastronomico? Cioè, io l'ho definito questo progetto Sicilia d'inverno, cioè noi dobbiamo aumentare il flusso turistico d'inverno. A rimarcare il rinnovato impegno del governo regionale sul recupero e rilancio del termalismo in Sicilia, i consiglieri comunali di Forza Italia di Sciacca, Clelia Catanzaro, Alessandro Grassadonio, Isidoro Maniscalco e il coordinatore cittadino Mario Turturici, che erano presenti alla convention del partito. Vi è la certezza dei finanziamenti, evidenziano, attingendo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, oltre ad un'attenzione delle istituzioni nella convinzione che il turismo termale consenta la destagionalizzazione dell'offerta turistica e rappresenti un sicuro volano per lo sviluppo economico di tutta la Sicilia.